And live nero. Come hai fatto a creare una roba così incredibile come Technogym? Questo me lo sono sempre chiesto. Per te, non so, parlando quando ti vedo nelle interviste, sembra abbastanza facile, no? E invece non è affatto facile. Non lo so. Beh, grazie alla passione. Alla fine è sempre quella che vince. La passione fa la differenza. Bisogna avere... Ma tu scusami, in questo momento dove sei? Dove sei quarantenato? Io sono a casa, però a Cesena, vicino alla Technogym. La Technogym è comunque aperta, abbiamo tutte le attività in funzione, e quindi però mi sono tenuto qui a casa oggi proprio anche per altre attività che, come questo collegamento. E come funziona la chiusura e le aperture? Ad esempio, nel vostro caso avete dovuto chiudere per un periodo, da un giorno all'altro. Fai un passo indietro e dimmi cosa è successo e come avete affrontato questo periodo. Ma dunque, in base al decreto che è stato emanato già un mese fa, abbiamo aderito ovviamente al lockdown, ad esclusione però di quelle che erano le spedizioni, di quelle che erano tutte le attività, diciamo, più, come dire, commerciali, e-commerce, tutte queste sono rimaste. Poi siamo stati chiusi per un periodo e grazie a questo nuovo decreto, che ha permesso alle aziende con un forte tasso, con una grossa percentuale di export, ritenute aziende strategiche, abbiamo avuto la possibilità di essere, diciamo, completi nell'apertura anche a full capacity della nostra produzione. Quindi noi comunque a livello internazionale siamo sempre stati aperti e tutte le nostre sedi nel mondo, che sono 15, erano tutte aperte. Quindi comunque abbiamo sofferto come tutti, ma grazie a Dio Technogym è riuscita a essere attiva perché tantissimi paesi sono aperti. Certo, e la parte di sicurezza, di appunto test, mascherine, temperature, come la gestite quella? Ma dunque, noi avevamo adottato il protocollo di sicurezza e emergenza già alla fine di gennaio, perché ero su a Davos, al World Economic Forum, e già si sentiva parlare di questo problema in Cina. Poi, avendo noi in Cina i nostri uffici, mi ero, come dire, documentato di quello che loro stavano facendo e quindi mi ero reso conto che molto probabilmente la situazione sarebbe arrivata in Europa simile. Quindi ci siamo dotati subito di mascherine, abbiamo dotato subito l'azienda di un protocollo di sicurezza, ancor prima che ci fosse il decreto, facendo al nostro ingresso uno screening per i nostri ospiti con un questionario, facendo il prelievo della temperatura e dotandoci un po' di quei minimi accorgimenti come lavarsi le mani e così via. Poi è arrivato il decreto e abbiamo adeguato quello che mancava e siamo stati sempre aderenti. Ora abbiamo aperto anche con una validazione di un ente esterno. Abbiamo creato un gruppo di lavoro all'interno dell'azienda con l'RSU, le rappresentanze sindacali, eccetera. E quindi abbiamo oggi, credo, un livello, uno standard molto, molto interessante e siamo fiduciosi che questo ci permetta di lavorare in tranquillità. La situazione nero-italiana come la vedi in questo momento? Io qua dal Regno Unito ho visto semplicemente le date che sono state indicate, inizio maggio, parte di un po' di riapertura, poi per arrivare a giugno. Che fotografia scatteresti oggi di quella che è la situazione italiana? Ma dunque, siamo molto a rilento e siamo molto probabilmente anche un po' ingessati per un approccio troppo standard che ha in qualche modo considerato tutta l'Italia allo stesso modo, tutte le imprese allo stesso modo. Io credo che al centro vada messo la sicurezza, il protocollo e l'assicurazione che un ente può dare. Quindi la cosa più importante non è se sei una parrucchiera o se sei un bar, non è se sei una palestra o se sei un'azienda, non è discriminante la tipologia del settore. Quello che è discriminante invece è il livello di sicurezza, è lo standard di sicurezza che tu puoi garantire ai tuoi collaboratori, ai clienti, ai fornitori. Quindi non ritengo che magari anche tutta l'Italia debba essere considerata allo stesso modo. C'è il Molise che non ha contagi rispetto alla Lombardia e non capisco perché un bar nel Molise debba essere trattato come un bar in Lombardia. Questo vale per le aziende, vale per tutte le attività.
Quindi ritengo che bisogna correggere velocemente questo elemento di differenziazione, discriminazione, che è ovviamente sulla sicurezza e non sui codici Ateco, sulla sicurezza e non sul settore a quale appartieni. Questo è interessante, perché spesso in questo periodo viene proprio tagliata con l'accetta, c'è una categoria, ma anche una categoria, no? Gli anziani. Uso, non so, che cosa, gli over 60, ma cosa vuol dire? È una categoria enormemente ampia, no? E quindi no, io credo che ci sia stato, diciamo, secondo me, una, come dire, una, un eccesso, una psicosi, un eccesso, una paura che ha in qualche modo sopravvalso rispetto il buon senso, non so come dire. Cioè, la cosa veramente importante non è se uno ha 60 anni o se ne ha 61. La cosa importante è che profilo di rischio ho io per la mia salute. Quindi, se io sono una persona che conosco di avere delle patologie, anche se ho 40 anni, devo stare più attento di uno che è in salute e che ne ha 65. Mi segui? Cioè, certo. Questo concetto qui doveva essere portato sul fattore di rischio della persona, sul fattore di rischio dell'azienda e delle sue dotazioni di sicurezza, e non discriminare, dico, faccio un funerale con 15 persone anziché con 16. Possono essere 15 sbagliate, perché se in mezzo c'è una persona a rischio è giusto che stia a casa, piuttosto che possono essere 20 le persone se sono tutte in salute e non a rischio. Quindi avremmo dovuto fare i tamponi da subito, avremmo dovuto fare la validazione del rischio delle aziende, delle persone da subito, e traccare con i sistemi digitali quello che era il profilo di rischio, sia dal punto di vista nomadico, quindi come zonizzazione, in che luogo tu sei, piuttosto che sul rischio del profilo personale e del passaporto della salute. Concordo in pieno. Peraltro, Nero, stanno arrivando un sacco di complimenti. Te li giro, perché a volte quando un ospite c'è dico: guarda, ci sono un sacco di complimenti, sembra finto, no? E invece è vero. E quindi te ne faccio vedere uno. Palmiro Noschese su Facebook dice: imprenditore, Nero Alessandri, esempio di italiano nel mondo top. Peraltro è interessante anche tutto il mondo vostro, come è stato impattato in questa situazione. Ero curioso di capire se avete visto dei trend particolari. La gente si è messa in casa, più strumenti, faccio un esempio, fa più attività, meno attività fisica, non lo so, che tipo di comportamenti avete visto in questo periodo? Ma sicuramente il lockdown ha in qualche modo creato dei bisogni nel nostro settore di wellness molto forti, che significa movimento, che significa anche, come dire, riabilitazione, perché tante persone sono state chiuse in casa per tanto tempo, che hanno il diabete, hanno ipertensione, hanno malattie anche di obesità, derivate dall'obesità. E quindi questo è stato un grosso problema per le persone. Quindi il rischio è che abbiamo ora più ammalati di lockdown piuttosto che invece per il Covid in futuro. Quindi sicuramente i fattori di rischio sono aumentati. Stando in casa, chiuso, sedentario, che tutti purtroppo hanno anche aumentato il peso, perché sappiamo che i 3, 4, 5 kg li abbiamo presi in tanti. Quindi wellness inteso come prevenzione. Poi c'è riabilitazione. Molte persone che hanno avuto problemi cardiorespiratori dovuti anche appunto alla polmonite, piuttosto che a questi problemi cardiorespiratori, devono riabilitarsi. Quindi c'è anche gente che ha bisogno di riabilitarsi. E poi il concetto di benessere psicofisico, perché lo stress di stare in casa chiuso ovviamente crea, diciamo, problematiche nel dormire male, piuttosto che nell'avere uno stress, un'ansia, eccetera. Sì. Quindi da questo punto di vista qui noi abbiamo avuto una grossissima richiesta e abbiamo, come dire, anche registrato un nuovo trend di fare ginnastica in casa più di prima. Ma altrettanto sappiamo che tutte queste persone vogliono tornare all'aperto, a correre, vogliono tornare in palestra, vogliono tornare con i loro amici. Quindi la socializzazione, la socialità è nella natura dell'uomo, non possiamo pensare di isolare. Oggi è importante la distanza sociale, quindi il distanziamento sociale, ma la cosa veramente importante sono assolutamente, diciamo, le precauzioni in termini di prevenzione, in termini di protocolli di sicurezza. Dall'altra parte, e concludo su questa tua domanda,
ho visto veramente i nostri operatori, quindi tutti i proprietari dei club, dei fitness centers, dei centri di riabilitazione, che hanno cambiato il loro approccio nel dare, grazie al digitale e grazie anche alla nostra piattaforma My Wellness, che è dotata e in dotazione a 18.000 strutture nel mondo e oltre 12 milioni di persone la stanno utilizzando, di utilizzare, diciamo, i contenuti prodotti dentro alla palestra e mandarli in streaming ai loro clienti a casa. Quindi per la prima volta nella storia del nostro settore l'OM, la casa, si è, diciamo, connessa col servizio che offre l'operatore. È un po' come il cibo da asporto per i ristoranti. Cioè io vado al ristorante, posso mangiare al ristorante, ma posso anche avere il piatto a casa e il menù a casa. Oggi i club, tantissimi, grazie al digitale e grazie alla nostra piattaforma, hanno potuto dare dei servizi fitness di training experience a casa dei loro clienti. Se tu non puoi andare in palestra, la palestra viene da te. Peraltro qua a Brighton, esattamente come dici tu, due club hanno subito riconvertito la loro attività dicendo: guarda, non c'è problema, collegati con noi, c'è l'abbonamento in palestra e abbiamo il trainer che va lì e quindi è tranquillo, in sicurezza, e streama quella che è la sua sessione, oppure altri hanno proposto consulenze uno a uno, però effettivamente è una modalità. Però a prescindere diciamo da questo aspetto, come vedi la situazione delle palestre? Perché io, Nerio, parlo con tante persone, tanti imprenditori di tanti settori diversi, e oggettivamente siamo stati tutti colpiti, no, da questa vicenda, chi più, chi meno, chi è più grosso, chi è più piccolo. Che situazione vedi in questo momento del settore delle palestre e quando in realtà verranno riaperte, se si sa già, non lo so. Allora, gli operatori stanno reagendo molto bene perché si sono già premuniti di quelle che sono, diciamo, le disposizioni per poter essere pronti a breve in termini di sicurezza, in termini di distanziamento, eccetera. Il fatto di fare ginnastica, per esempio, su macchine specifiche in stazioni prestabilite, questo crea un distanziamento, come dire, automatico. Quindi quello che soffrirà un po' di più sono magari le classi, quelli, diciamo, un pochettino più di aggregazione delle persone, ma anche in questo caso gli operatori hanno già pensato di ridurre il numero delle persone che faranno le classi, anziché essere in 30-40, magari lo fanno in 15. Poi c'è anche un discorso di igienizzazione, quindi di creare un sistema di pulizia costante per rendere, diciamo, sia l'equipment che lo stesso ambiente igienizzato. Io credo che ci sarà molta più gente in futuro che chiederà il wellness e la salute, e quindi vedo, come dire, per i club alla riapertura comunque una prospettiva molto buona, perché da questa pandemia tutti ne usciamo con una maggior consapevolezza dell'importanza comunque della salute, del benessere, della prevenzione e di essere, come dire, anche forti dal punto di vista delle difese immunitarie, o comunque di essere pronti, perché dovremo convivere, io credo, oggi col Covid, domani con qualcos'altro. Quindi è molto difficile pensare che non potrà mai più risuccedere. Sono positivo perché sono convinto che questo virus se ne andrà con l'estate, e quindi io sono fra quelli positivi. Però credo che ci sarà un grosso bisogno di benessere, di sport, di esercizio fisico, quindi di preparazione anche psicofisica da un punto di vista proprio della, diciamo così, della qualità della vita. E io ritengo che non solo gli operatori di fitness, ma anche i centri di riabilitazione, ma anche l'OM, noi crediamo nel wellness on the go, che è il concetto del wellness in ogni luogo e in ogni momento. Quindi puoi farlo al lavoro, puoi farlo a casa, puoi farlo in viaggio, in vacanza, lo puoi fare in palestra, nel tempo libero, ma lo puoi fare anche fuori. Quindi è uno stato mentale, il wellness è una cultura e quindi è una consapevolezza, e l'idea comunque del wellness on the go sarà la vera soluzione come stile di vita, che vedo che questo stile di vita sta migliorando costantemente. La gente mangia in modo più sano, magari, come dire, smette di fumare, sa che il fumo fa male, sa che l'alcol fa male, la sedentarietà ha un grossissimo rischio. Quindi lo stile di vita sarà, diciamo, sempre più
come dire, un valore per le persone, per le famiglie, per le aziende, ma soprattutto per i governi, perché star bene conviene e conviene a tutti. Giusto. No, ma questo è peraltro assolutamente in linea con tutte le raccomandazioni di avere un sistema immunitario forte, e quindi cioè, questo aiuta in generale a combattere qualunque tipo di malattia. Il prerequisito è che tu sia fisicamente in forza, se no è un casino. Angela, qui in chat ti vogliono alla Task Force di Conte. Inserite Nerio Alessandri, Alessandro, nella Task Force di Conte, un grande imprenditore italiano. Ma ti ha chiamato Conte? Oppure no? Ho parlato con i suoi ministri e ho parlato anche con Conte, sì, non adesso, diciamo un mese e mezzo fa. E noi abbiamo cercato come fondazione e anche come Tecnogym di portare il nostro contributo, perché la salute, diciamo, fa parte del nostro DNA come valore per la società, per la comunità. Mi è dispiaciuto un po' che nella task force ultima non ci fossero imprenditori, sinceramente, con tutto il rispetto per i docenti universitari e per i managers, non c'era neppure un imprenditore. Io credo che per definire delle regole, diciamo, sia anche altrettanto molto importante ascoltare chi opera, ascoltare gli artigiani, ascoltare gli industriali, ascoltare i commercianti, ascoltare chi lavora tutti i giorni. Cioè, bisogna tradurre le regole, diciamo, in questo caso di salvaguardia per tutti gli italiani, per le quali siamo tutti assolutamente attenti e assolutamente premurosi, ma che queste restrizioni vadano nella direzione del buon senso, nella direzione delle cose concrete. Perché ricordo un aspetto importante: la salute prima di tutto, ma se l'economia muore e se l'economia si spegne e se noi non arriviamo alla fine del mese, dicono gli italiani, abbiamo problemi a pagare i nostri debiti, abbiamo problemi a pagare i nostri mutui, non riusciamo a tenere i nostri collaboratori in azienda, non riusciamo a dare un futuro alle nostre imprese, o piuttosto che, ancora peggio, non possiamo investire per la crescita futura. Tutti i paesi che sono rimasti aperti o quelli che hanno fatto politiche diverse, vedi la Germania, portano via il lavoro a noi. Quindi in questo scenario internazionale c'è chi si è portato via le quote di mercato delle nostre perle italiane, del nostro Made in Italy. E queste quote di mercato che ci portano via, che ci stanno portando via altri paesi, non le potremo recuperare nei prossimi giorni. Dovremo impiegare anni, anni. Quindi questo per l'occupazione è vitale. Quindi salute, prima di tutto prevenzione, su questo nessuno dubbio, ma anche pensare a un'economia, perché se si spegne l'economia avremo tanti disoccupati e avremo tanti problemi che saranno forse molto più grandi di quelli che abbiamo visto fino ad ora. Su questo fronte, Nerio, dammi la tua opinione sulle varie misure prese nei vari paesi. Io faccio le mie piccole start-up nel mondo digitale e il mio punto di partenza è sempre che non mi aspetto niente da nessuno, non mi aspetto aiuti, non mi aspetto contributi, non mi aspetto niente, no? Faccio le mie iniziative, mi risolvo i problemi da solo in qualunque situazione. Però, per curiosità, parlando con commercialisti sia inglesi che italiani, ho detto, ma allora ragazzi, visto che c'è questa situazione, noi start-upari, noi piccole e medie imprese, quindi che cosa abbiamo? E a parole mi hanno detto, no, beh, allora c'è la cosa qua, il prestito di qui, ma in concreto, ma adesso dico, mi fate vedere cosa c'è. Insomma, adesso ancora poco o niente in Italia e in Inghilterra. Quindi o ho sbagliato i commercialisti oppure mi sembra di capire che ci sono le dichiarazioni e poi ci sono quando ti arrivano i soldi in tasca, no, per far girare poi l'azienda, pagare i dipendenti, eccetera. Quale opinione ti sei fatta tu, avendo una visione anche globale del mercato e una lunga esperienza? Allora, va premesso che questo grosso problema globale, questo virus ci ha preso assolutamente di sorpresa, e quindi i governi si sono trovati impreparati e soprattutto è stata, come dire, una difficoltà gigantesca per tutti, quindi va considerata la dimensione di questo problema. Quello che si vede in alcuni paesi è che la burocrazia, quando non c'è, in questi casi aiuta tanto. Cioè,
se tu sei in una situazione di mare calmo, se c'è burocrazia, comunque te la cavi. Quando c'è invece l'emergenza e il mare è in burrasca e c'è veramente una tempesta, il fattore tempo vale molto molto di più e il vincolo della burocrazia è determinante nel fare la differenza. Quindi nei momenti di crisi e nei momenti di criticità è lì che si vede se la macchina funziona, se i meccanismi sono gli atti e se i dispositivi sono attivi. Quindi in questo momento la burocrazia italiana, che viene da lontano, non è una cosa di questi mesi ovviamente, non ha aiutato. Quindi molto probabilmente l'acciuole, l'acciuolini e tutto quello che è il sistema italiano delle mille leggi, delle mille pratiche, delle mille autocertificazioni, delle mille autorizzazioni, eccetera, eccetera, che quindi per avere 10.000 euro devi avere almeno tre aziende, tre sistemi, tre certificazioni, prima di avere i soldi passa troppo tempo e l'azienda l'hai chiusa. Quindi qui si gioca tutto nelle ore, si gioca tutto nei giorni, non negli anni. Quindi questo diciamo, e certi paesi come la Svizzera piuttosto che la Germania, ma anche paesi asiatici, per non parlare della Cina, per non parlare della Corea, per non parlare di tanti altri paesi, anche paesi nordici, cioè queste cose, in Olanda, dico per fare un esempio, sono state affrontate in giorni e non mesi. Quindi molto probabilmente, ancora una volta, i nostri concorrenti stranieri avranno probabilmente dei vantaggi e noi, come dire, made in Italy e noi Italia dovremo affaticarci ancora di più e essere ancora più, come dire, impegnati nel riuscire a competere. Anche perché il tempo fa tutto, cioè se tu hai due mesi di vantaggio su di me e riparti meglio o hai la possibilità di navigare, di non perdere dipendenti, talenti, nel frattempo hai un vantaggio competitivo che poi ti porti dietro nel tempo. Ti giro, Nerio, anche domande che arrivano dalla chat, così la ravviviamo. Eleonora Pesce su Facebook, una domanda interessante che è questa: se state studiando o progettando prodotti nuovi legati alle nuove realtà e esigenze che ci saranno post-Covid. Sì, grazie per la domanda. Noi abbiamo sempre creduto nel digitale, quindi molto nostro impegno adesso va sui contenuti e va sull'ecosistema. Noi crediamo nell'integrazione della casa con il club, dell'azienda, come corporate dove uno lavora, col medico di famiglia, piuttosto che con l'assicurazione. Quindi Technogym ha sviluppato il My Wellness Cloud, che è un sistema, diciamo, business to business per gli operatori, che integra, diciamo, i vari attori, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche nei paesi nordici, dove sono le assicurazioni che pagano, diciamo, o le cure, piuttosto che le riabilitazioni, piuttosto che la prevenzione. Quindi il primo tema sullo quale siamo focalizzati è quello digitale, in termini di ecosistema, soprattutto sui dati, sul profilare, personalizzare quella che è, diciamo, l'esperienza. E quindi riuscire a dare, per uno che ha il diabete, piuttosto che uno che ha il sovrappeso, o uno sportivo, o una persona che ha mal di schiena, o piuttosto che un atleta che vuole potenziare le sue prestazioni, un programma specifico. La seconda cosa, come prodotto inteso come hardware, stiamo facendo prodotti anche per la casa più piccoli, accessori, quindi abbiamo allargato la nostra gamma degli accessori e anche in questi giorni ero al telefono poc'anzi col mio R&D, perché l'R&D sta lavorando già da tempo, stiamo facendo dei prodotti anche più piccoli, prodotti più accessibili per, diciamo, anche dare una risposta a questo bisogno che si è accelerato di fare ginnastica anche in casa. Ma noi crediamo... Scusami, un esempio di tipologia, di categoria di prodotto per la casa. Ma adesso non posso dirlo perché... Come categoria, cioè, sono cose per... è una tipologia di peso, sono... stamattina stavo vedendo un aggeggio per camminare, così almeno mentre sono seduto sto lavorando, ho il mio desk e cammino mentre lavoro. Sì, hai dei settori che vedi?
Sì, più che inventare degli esercizi nuovi, come può essere il camminare, il correre, il pedalare, fare l'ellittico o fare esercizi funzionali, che e c'è già tutto, abbiamo inventato tutto dal punto di vista biomeccanico, come tipologie di movimento, quello che stiamo facendo è nel ridurre gli spazi di ingombro, piuttosto che nel rendere più interattivi i prodotti con dei sensori, renderli sempre più intelligenti, sempre più belli, perché fanno parte dell'arredamento. Technogym vuole essere, come dire, la nuova televisione, la nuova lavatrice, il nuovo elettrodomestico. Quindi Technogym è un oggetto di arredo, è un'opera d'arte, viene utilizzato anche proprio come arredamento all'interno della living room, piuttosto che delle stanze della casa. Quindi l'idea di farli anche più piccoli o piuttosto che di renderli anche più accessibili, questo ci porta a essere più vicini alla casa, al consumatore in casa. Però il nostro grande mercato rimane il mondo professionale. Noi abbiamo anche delle linee per la riabilitazione, abbiamo anche dei prodotti specifici per la salute, per la prevenzione e per la riabilitazione, che riteniamo essere in futuro un grande mercato. Technogym è trasversale. Technogym vuole essere nelle varie età della vita, di quando uno è giovane, di quando uno è adulto, di quando uno è anziano o di quando uno è ammalato, ma Technogy vuole essere anche nei vari luoghi della vita, quindi sia in palestra, al lavoro, in casa, all'aperto e nel tempo libero. Quindi Technogy, come nostra responsabilità sociale di impresa, come nostro sogno aziendale, come nostra missione e visione, è che noi vogliamo aiutare l'umanità. Noi vogliamo essere utili all'umanità. L'esercizio fisico è un potentissimo farmaco e può essere utilissimo in tantissime situazioni. Quindi siamo consapevoli che nei prossimi anni l'esercizio fisico, che ha bisogno di una posologia come un farmaco, che significa l'intensità, la durata, il metodo con cui viene somministrato l'esercizio fisico, l'aspetto motivazionale, la sicurezza nel modo in cui tu lo fai l'esercizio, eccetera, rappresenta una grande opportunità. L'uomo è nato per muoversi, l'uomo è nato per fare circa 25 chilometri al giorno, oggi ne fa meno di 2, siamo fra 1 e 2 chilometri medi nel mondo. E in questo quindi, periodo di Covid ne fa 0, farà 100 metri. Adesso siamo stati nel lockdown, ne abbiamo fatti meno di 1. Esatto. Quindi questo genera dei grossi rischi di sostenibilità e grossi rischi di salute. Giuseppe, Teodoro invece chiede se secondo te la riapertura dei club, delle palestre direi, dovremmo evolverci sotto un profilo lavorativo e organizzativo. Ti allargo questa domanda, Nerio, in generale vorrei attingere alla tua competenza imprenditoriale per avere dei suggerimenti per tutti quelli che hanno una propria attività e devono affrontare un periodo così oggettivamente difficile, drammatico e complesso. Qual è, insomma, una serie di suggerimenti che ti sentiresti di dare? Sì, allora, prima di tutto coinvolgere i propri collaboratori, coinvolgere il proprio team, piccolo o grande che sia, per avere dei suggerimenti e condividere e comunicare con tutta la squadra, con tutti i propri collaboratori. Quindi la prima cosa è la cultura, cioè bisogna creare la consapevolezza, perché sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Quindi sappiamo quali sono le prescrizioni, chiamiamole tecniche, non stiamo qua a elencarle, le conosciamo tutti, dalle mascherine, lavarsi sempre le mani, test sierologici se si possono fare, volontari, ovviamente chi li vuole fare, distanziamento, gestione dei flussi nell'ingresso, nell'uscita, gli orari, evitare assembramenti. Ormai di queste cose sappiamo tutto. Quello che invece fa la differenza è l'applicazione. Non deve diventare uno stress, non deve diventare una limitazione alla propria attività e, come dire, al proprio business, perché poi siamo in regola su tutto, peccato che fallisce. E come dire, abbiamo fatto tutto, o per una persona la sala operatoria è perfetta, peccato che il paziente è morto. Quindi non so come dire. Allora, la cultura e i dettagli fanno la differenza. Quindi è l'applicazione, è la cultura nel day by day, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Gli operatori fitness sono maggiormente sensibili a questo, perché è il loro lavoro. Cioè, per un operatore di fitness o per un centro di riabilitazione o un medical center fitness o una spa
legata alla qualità della vita, al benessere, alla salute, alla prevenzione, ma figuriamoci se questi operatori, come dire, non sono sensibili al benessere, alla salute, alla prevenzione. Quindi mi sento abbastanza, cioè, confidente del fatto che questi operatori sapranno gestire bene i loro clienti e sapranno fare bene quelle cose che fanno la differenza, come ad esempio pulire costantemente gli attrezzi, creare delle situazioni di sanificazione. Quindi io credo che il settore è pronto, è lì che freme, che vuole aprire e saprà gestire con molto interesse, perché sono i primi. Cioè, una cosa che non dobbiamo dimenticare: gli imprenditori, i managers e le persone che lavorano nei bar, nelle palestre, nelle aziende, ma sono i più interessati. Certo. Cioè, è come dire a un pilota di un aereo, dice: stiamo attenti, come abbiamo... Cioè, ma dice lui, ti rispondi, ma scusi, ma io sono dentro l'aereo con lei, cioè non è che voglio cadere e lei no. Cioè, yeah. Quindi nessuno ha l'interesse, soprattutto per chi ha una certa cultura, una certa sensibilità, come il mondo medico, il mondo fitness, il mondo sport, di questo tema di non fare le cose bene. Anzi, io sono convinto che il settore possa aiutare a recuperare questi due mesi che hanno creato dei danni alle persone dal punto di vista anche psicofisico, rischi, sovrappeso e quant'altro. Quindi non vediamo l'ora e gli operatori non vedono l'ora di dimostrare di saper fare bene le cose. Lo vedi pronto. E come consigli più in generale agli imprenditori in questo momento sulle cose su cui fare attenzione per reinventarsi in questo momento complesso, che cosa vedi? Beh, io non sono abituato a insegnare, non mi piace, non voglio essere arrogante. Con la massima umiltà dico che devono guardare a lungo termine. Cioè, non bisogna, come dire, vivere questo momento drammatico come un momento che non passerà mai e in qualche modo diventare pessimisti e di smettere di sognare. Noi imprenditori abbiamo bisogno di sognare. Questo virus, questo rischio passerà presto e con l'arrivo dell'estate già vedremo dei grandi risultati. E io sono abbastanza convinto che lo sapremo gestire molto meglio in futuro. Quello che abbiamo visto negli ultimi due mesi è un qualcosa che non risuccederà così, perché le strutture sanitarie non erano pronte, non eravamo strutturati. Quindi è come una bomba d'acqua che è caduta a luglio, nel mese di luglio. Noi non ci aspettavamo che cadessero tonnellate di acqua tutto in uno stesso momento e quindi vediamo straripare fiumi, fossi, eccetera. Ma il problema non è l'acqua che ne è piovuta tanto, è perché è piovuto tutto insieme e le infrastrutture geologiche non erano pronte. Quindi noi non avevamo sufficienti dispositivi, non avevamo sufficienti stazioni di terapia intensiva. Abbiamo avuto dei problemi che sappiamo benissimo nelle case per anziani, negli ospedali. Insomma, cari imprenditori, guardate avanti, guardiamo avanti, perché quello che abbiamo visto è una grande lezione, un grande danno, un grande problema e soprattutto per le vittime, alle quali vanno tutte le nostre attenzioni e i loro familiari e con grande, grande affetto sappiamo cosa significa lasciare un caro, non poterlo neanche salutare, non poter neanche essere lì vicino a lui quando è in ospedale, quando passa miglior vita. Pensate che dramma. Ebbene, non pensiamo a questo, ma pensiamo al futuro, ai nostri figli, al nostro paese, alle nostre aziende, perché dobbiamo continuare a competere, continuare a creare valore, occupazione, innovare e l'Italia si merita uno straordinario paese, una straordinaria economia. Quindi dobbiamo essere positivi. Visione di lungo periodo. Andrea Logrieco c'entra il punto della, diciamo, della filiera produttiva. Ne parlavo di questo anche con Renzo Rosso, che giustamente faceva notare come nel momento in cui devi produrre moda, ad esempio, è tutta una filiera produttiva che devi tutelare. La vostra parte di produzione in questa situazione come l'avete affrontata, gestita, organizzata? Perché magari appunto siete in grado di produrre, ma poi c'è il produttore di bulloni specializzato in un settore e lui non è in grado di proseguire. Quindi come gestite il vostro ecosistema? Allora, fortunatamente l'idea
che è stata adottata sui codici Ateco e quindi le famose filiere, che ha creato sicuramente una serie di situazioni che abbiamo già trattato, però ha permesso a tantissimi fornitori di rimanere aperti. Quindi comunque in Italia una parte, non conosco bene le percentuali, ma una buona parte di piccoli artigiani, di piccoli fornitori comunque del sistema industriale, del sistema produttivo in alcuni settori, mi riferisco più a quello industriale, metalmeccanico, elettronico, più penalizzato è stato il mondo della moda, più penalizzato, è rimasto in piedi, è rimasto in piedi. Quindi noi abbiamo, non abbiamo avuto grosse difficoltà a ripartire col sistema produttivo. Questo diciamo anche perché poi abbiamo una fornitura internazionale. Noi, come penso tante altre aziende, abbiamo una buona parte di componentistica elettronica e di componentistica elettromeccanica che compriamo da moltissimi paesi in giro per il mondo, soprattutto l'Asia. Quindi io credo che le filiere abbiano alcune filiere abbiano sofferto, dico per esempio, immagino il fashion, sento di parlare di questo, ma altri settori hanno avuto qualche vantaggio. Però, ripeto, ancora una volta, guardiamo avanti, rimettiamoci in moto, immaginiamo di aver avuto un terremoto, un'alluvione, questa è una guerra. Ciò che è successo è una guerra contro un nemico sconosciuto, invisibile, ma è una guerra. Quindi, come sempre, durante le crisi, durante questi momenti di grandi difficoltà, si impara anche tantissimo. E la crisi, che significa separazione, significa discontinuità, significa cambiamento, se la sappiamo leggere in positivo, ma non abbiamo altra possibilità ovviamente, perché ne avremmo potuti fare a meno tutti e non siamo mica qui a dire che bello, cioè avremmo preferito il contrario, ma anche a fronte di questo grandissimo problema dobbiamo guardare avanti. Se guardiamo avanti e crediamo nei nostri collaboratori, nella loro motivazione, ingaggiamo i nostri clienti, li teniamo vicini a noi, i nostri fornitori, io credo che le nostre aziende, che sono le più belle al mondo, ce le invidiano tutti, il nostro design, la nostra tecnologia, la nostra qualità sia vincente, ancora lo sarà e lo potrà essere per il futuro. Mi chiedono in chat, secondo te, scusa, passo da un argomento, argomenti di politica economica al mestiere del personal trainer, in chat vedo ci sono due o tre personal trainer che dicono, secondo te come cambierà il loro mestiere post-Covid? C'è anche qua qualche trend che hai visto, qualche direzione, qualche opportunità magari che nasce oggi? Parlavamo prima dello streaming, ad esempio, che è un'opportunità interessante, dove io ti faccio una consulenza, un servizio a distanza. C'è qualche cosa in particolare che notate? Sì, io credo che questa grande crisi abbia portato un'accelerazione della 4.0 per tutti. Tutte le imprese, tutti i managers, tutti i professionisti, chiunque di noi ha subito involontariamente un'accelerazione e dobbiamo essere 4.0 da ieri. Molti ancora non credevano in questo, diciamo, processo, in questa trasformazione digitale. Io credo che i personal trainers, così come i professionisti, i commercialisti, così come i consulenti, dovranno utilizzare le tecnologie molto più di prima. Quindi content is king, cioè questa sarà una definizione importante per il futuro, che significa quindi webinar, che significa streaming, che significa on demand, che significa mettere, diciamo, in connessione le persone con, diciamo, le nuove tecnologie, produrre contenuti. Quindi, Esattamente, i personal trainer possono arrivare ai loro clienti con i contenuti online, però io credo che l'online avrà sempre bisogno dell'offline, questo che sia chiaro. Quindi non credo nell'online e basta, così come non credo nell'offline e basta. L'integrazione dei due mondi vi sarà vincente. Tu parlavi, Nerio, prima della competizione degli altri mercati, degli altri paesi. E, nel vostro settore c'è un sacco di competizione, ogni due minuti esce uno che fa una roba nuova di qualunque tipo. In questa fase, dal punto di vista della comunicazione, del brand,
tu e voi che siete stati, insomma, maestri da questo punto di vista, affermando un brand in tutto il mondo come Technogym, quali sono per te gli aspetti importanti per continuare a essere dominanti in questo nuovo scenario, con un sacco di gente che entra dentro e che magari appunto si trova a avere situazioni anche diverse, no? Io penso, mondo Silicon Valley, a volte partono con investimenti a pioggia e hai un sacco di budget da spendere, a prescindere dai ritorni, a prescindere dagli utili. E qual è il vostro approccio per stare sempre sul mercato in modo super? Allora, io credo che due parole importanti siano autenticità, come in tanti dicono, e inclusività. Cioè, io penso che questi due fattori rendono sempre più l'azienda sostenibile, nel senso che bisogna assolutamente, noi imprese italiane soprattutto, ma anche europee, copiare, fra virgolette, da questo mondo, chiamiamolo più anglosassone, più americano, che è quello di raccontare anche il valore delle nostre imprese, il valore del nostro heritage, il valore che abbiamo molto di più noi dietro di quanto stiamo raccontando, di quanto stiamo condividendo con i nostri clienti. Molte società della Silicon Valley, piuttosto che americane, che tu conosci molto bene, hanno saputo vendere benissimo molto meno di quello che avevano rispetto a noi, o di quello che hanno rispetto a noi. E quindi dobbiamo essere molto più marketing, ma in un marketing, ripeto, di inclusione e di autenticità. Quindi faccio un esempio. Noi abbiamo delle straordinarie aziende nella manifattura, nell'artigianato, che hanno storie fantastiche di 100 anni alle spalle, di rapporto col territorio, di qualità del prodotto, di qualità nel metodo di trasformazione nel prodotto, di design, di come dire, rispetto per la natura, i collaboratori, tutti gli stakeholders. Ecco, non lo diciamo. Abbiamo una sensibilità nel design, una sensibilità nel creare emozioni per i nostri prodotti, per i nostri servizi, non lo diciamo. Quindi dobbiamo utilizzare nuove tecnologie come quelle appunto digitali, perché noi imprese dobbiamo diventare delle case editrici, cioè ogni brand deve diventare un editore, deve essere editore, ogni brand deve diventare, come dire, un tutt'uno con la sua comunità. E questo non ci appartiene, molto più Los Angeles, molto più Hollywood, molto più New York, molto più Silicon Valley, molto più social media. Quindi gli americani, che hanno imparato a scuola da piccoli, quando erano all'asilo, a raccontare le storie o a fare i PowerPoint, e quindi sono nati con le presentazioni, gli americani sono nati attori, sono Walt Disney, sono Hollywood. Quindi questa capacità di comunicare innata negli americani, ma anche in altri paesi, ha permesso loro di essere veloci nel raggiungere i clienti. Ecco, gli europei e in particolare gli italiani hanno molto da imparare su questo. Voi uomini, e dico tanti esperti come tu anche e altri, ci dovete insegnare a raccontare i nostri prodotti e a farli vivere e creare delle emozioni e far vivere l'esperienza, diciamo che grazie ai nostri 2000 anni, voglio dire, di storia dall'epoca romana ad oggi, per non parlare del Rinascimento, per non parlare delle botteghe fiorentine, della qualità dei nostri tessuti, dei nostri prodotti nella moda, nel design, negli arredamento, nel food. Ma vogliamo parlare del food? Voglio dire, vorrei parlare in questo momento anche del turismo. In questo momento sembra anacronistico parlare del turismo, e sembra, ma guardate che il turismo rappresenterà comunque anche in futuro. Poi sarà diverso, sarà più virtuale, sarà con la realtà aumentata, sarà, voglio dire, online, ma il turismo, comunque le nostre bellezze naturali, la nostra ricchezza, il nostro patrimonio, comunque rimane sempre una grande opportunità, ma lo dobbiamo vendere, vendiamo poco. Sì, questo è veramente centrato il punto cruciale. Io, vivendo da 7 anni qua nel Regno Unito, mi rendo conto di come
tutti amano i prodotti italiani, ma il primo che arriva che dice «Oh, ho fatto la mozzarella qua in Francia o in Inghilterra, figata, no? Tutto col packaging bello!» E uno dice «Ah, allora è meglio quella che quella italiana, no?» È strano, è come se in un qualche modo lo dessimo per scontato e poi appena arriva uno più bravo a comunicare sembra molto di più di quello che è oggettivamente. Se pensiamo al vino italiano rispetto a quello francese, che sappiamo essere molto migliore, eccetera, non capisco perché i francesi, come dire, no, la raccontano meglio di noi. E quindi anche questa è un'opportunità. Ma abbiamo tutto, abbiamo tanto, i nostri prodotti sono fantastici. Dobbiamo con questo momento di difficoltà anche ingegnare la nostra creatività e puntare sull'innovazione. Cioè, alla fine vince l'innovazione, cioè non c'è niente da fare. Alla fine comunque il vero motore della crescita, il vero motore dello sviluppo di un'impresa, di un paese, è l'innovazione. Cioè, e l'innovazione parte dalla creatività. Cioè, la vera nuova tecnologia non sarà l'artificial intelligence, i big data, la robotica che arriverà, ma sarà sempre di più la creatività. Cioè, la creatività, perché il resto, la tecnologia, sarà una commodity. Cioè, l'avranno tutti, non so come dire. L'artificial intelligence è una tecnologia, è disponibile, cioè la compri, no? Gli algoritmi li compri come comprarli al supermercato. Ma quello che farà comunque la differenza è saperli utilizzare. Quello che farà veramente la differenza è saperli mettere a sistema e quindi assemblare. Siccome noi siamo sempre stati bravissimi nell'assemblare, noi siamo dei grandi assemblatori, noi italiani, no? Di tessuti, di colori, di materiali, di ambienti. Ecco, dobbiamo continuare a essere creativi nel assemblare quello che troviamo in giro per il mondo, perché certe tecnologie noi non le abbiamo, non le abbiamo sviluppate, e quindi possiamo beneficiare di quello che succede a Tel Aviv, di quello che succede, dico, in Cina, eccetera. Ecco, dobbiamo essere curiosi, ovviamente, esplorare e continuare a essere esploratori. Marco Di Bari dice, dottor Alessandri, ti faccio notare, ti dice, dottor Alessandri, quando ci beviamo un bicchiere di Sangiovese e parliamo del mio futuro nella sua azienda. Qui periodicamente ci sono curriculum vitae che vengono mandati, però come vedi il mercato del lavoro nero? Perché molte aziende chiuderanno purtroppo, molta gente resterà a spasso, questo non solo in Italia, anche all'estero, abbiamo visto i dati anche americani, sono oggettivamente allarmanti. E ho visto Google che ha rallentato il recruiting per i propri dipendenti, ha dimezzato il 50% il marketing in questa fase. Cioè, le aziende chiaramente sono in una fase molte di contrazione. Poi hai dei settori che invece stanno esplodendo ugualmente. Però come vedi questo mondo dei lavoratori? Anche perché tu dicevi giustamente bisogna fare innovazione, servono anche i talenti li devi anche pagare, quindi vanno dove poi ci sarà l'offerta più interessante. No, questa è le risorse umane, il capitale umano è il capitale più importante che noi imprenditori abbiamo, senza i quali non faremo nulla. Io senza i miei collaboratori non potrei fare nulla. Quindi di questo sono pienamente consapevole e investiamo tanto in formazione e soprattutto in motivazione. Ora, quello che posso dire ai nostri collaboratori, ma lo sto dicendo a me stesso, quindi non è che lo dico agli altri, prima di tutto lo dico a me stesso, è che noi dobbiamo essere pronti a disimparare un mestiere e impararne un altro. Cioè, sostanzialmente, il vero analfabetismo dei prossimi anni e tuttora non è saper leggere e saper scrivere, ma sarà saper disimparare un mestiere e impararne uno nuovo. Quindi tutti dobbiamo cambiare. Ma veramente non è uno slogan, perché la parola cambiamento, che io l'ho eliminato e non la uso più perché non piace, perché fa paura e la gente non è motivata a cambiare, prima di tutto perché non vuole prendersi il rischio, ma poi soprattutto perché sta nel comfort zone e comunque non sbattersi delle volte, come dire, è più piacevole. L'idea invece di trasformarsi, io uso la parola evolvere, cioè secondo me l'idea di evolvere deve essere un grandissimo piacere. Cioè, se noi collaboratori, io, noi, la mia squadra, voi che ci ascoltate, se vediamo nell'evoluzione un'opportunità di divertimento, perché imparare è un divertimento straordinario, crescere aumenta la tua autostima e più tempo passa e più ti accorgi
che hai tanto da imparare e meno sai. Quindi se questo non lo vedi un problema, secondo me ci aiuterà. Quindi per chi in questo momento rischia di perdere il lavoro, e purtroppo la bacchetta magica qui non ce l'abbiamo, parliamoci chiaramente, non c'è la bacchetta magica qua, quindi inutile fare promesse che non saremmo in grado di mantenere. Però dico, se tutti insieme, comunque, come dopo la guerra, no? Come gli anni 50, dal 47, 48, 50, 60, come hanno fatto i nostri nonni, come hanno fatto i nostri genitori, perché di questo si tratta, di questo si tratta. Se noi tutti insieme, con un'unità nazionale, qui serve un'unità nazionale, questo è il punto, serve un'unità nazionale, destra, sinistra, no? Qui serve un unico obiettivo, salvare il nostro paese, andare veloci, perché i nostri concorrenti, anche europei, non vedono l'ora di portarci via le nostre aziende, di portarci via le nostre quote di mercato. I cinesi, gli asiatici, ma sono già tutti pronti, stanno già comprando. Ma tutti sono alla caccia delle perle italiane. Quindi noi non siamo un paese di serie B, noi siamo un paese di serie A. Ma cioè, siamo fra i primi 7 produttori al mondo, siamo un'economia incredibile. Cioè, attenzione a fare autogol. Cioè, questo che mi fa paura, è che non siamo noi stessi, noi italiani, a diventare i principali concorrenti del nostro paese. Questo è quello che mi spaventa. Se togliamo la fiducia, cioè la cosa peggiore, il peggior nemico in questo momento per perdere posti di lavoro e per incrementare la disoccupazione è la mancanza di fiducia. La mancanza di fiducia degli imprenditori, dei giovani, delle persone che devono investire. Ma se tutti insieme ci uniamo in un orgoglio nazionale, in un orgoglio per la bandiera, mi si è aperto il cuore aver visto bandiere nei balconi, bandiere, noi abbiamo pubblicato sui nostri siti tutto il nostro stabilimento con la bandiera italiana, 300 metri sull'autostrada, purtroppo passavano poche auto, ma 300 metri sull'autostrada con i colori della bandiera italiana, cioè vedere le frecce tricolori, io mi emoziono, in questo momento mi sto emozionando, ho la pelle d'oca. Questo è il punto fondamentale per la rinascita. E chi sarà più veloce porterà a casa i risultati e nessuno ci aiuterà. Solo noi stessi dobbiamo fare il primo passo, solo noi stessi ci dobbiamo rialzare con le nostre forze. Poi se arriveranno anche le risorse da giro per il mondo, le mascherine dalla Cina, non faccio commenti, cioè va bene, prendiamo i regali dagli Stati Uniti, prendiamo i doni da tutti, dalla Russia, da tutti, ci mancherebbe, andiamo all'aeroporto a prenderli, ma quello che conta qua siamo noi, i nostri talenti, i nostri imprenditori, i nostri giovani, i nostri professionisti, i nostri collaboratori, noi 60 milioni di persone. Solo noi saremo in grado di fare la differenza. Come diceva Kennedy, non chiediamo agli altri cosa possono fare per noi, ma siamo noi a chiedere a noi stessi cosa possiamo fare per la nostra bandiera. Quindi io su questo sarò un romantico, perché il rischio qua è di passare per romantico. Però io ci credo e scusate per i miei figli, per il mio paese, per la mia azienda, per il mio territorio. Io non mollo. Cioè, Nerio, se ti candidi in politica, però, cioè, fai sfracelli. Ma ti l'avranno chiesto mille volte, insomma. No, guarda, saresti perfetto, insomma, per trascinare. No, guarda, con molta umiltà già devo mandare avanti la tecnologia, basta e avanza, non ti preoccupare. Senti, guarda che commento curioso questo su YouTube, The Red Cake, che magari, non so, magari a 15 anni, 16 anni, non lo so, io pensavo che Technogym era tipo tedesco-americana. Questo è interessante perché effettivamente voi avete fatto un'azienda che è un'azienda, come dire, molto, molto cool, molto internazionale, ecco, non so, non perché sia brutto dire italiana, però... È un'azienda che ha un feeling internazionale, e forse perché avete fatto prima degli altri un po' di cose, non lo so, però effettivamente collegare l'italianità
a un'azienda innovativa non è così immediato, non è così immediato. Ma guarda, ti confesso un piccolo segreto. Ah. Quando ero nel piccolo garage di casa, avevo 21 anni, dovevo decidere come chiamare Tecnogym. Ah. E Tecno in italiano si scrive senza l'H. E Gym, la Y, non sapevo neanche che cos'era, a quei tempi lì nessuno parlava inglese. Che anno era? Pochissimo. Però alla fine... Scusa, Nerio, che anno era? 83. 83, 83. Okay. Quindi io 1983. Avevo 11 anni avevo, ok. Ecco, in quel momento decisi, ma all'età di 21 anni, di mettere la H e di mettere la Y e scrivere Tecnogym come appunto si scriverebbe in americano o in inglese. E cosa è successo da quel giorno? Che mi sono trovato a dover vendere la birra ai tedeschi. Perché pensare di vendere il fitness, che ai tempi ci chiamavamo Fitness Equipment and Biomedical, 1983, poi inventammo sta parola wellness nel 93, che era un'evoluzione di fitness, oggi di normale utilizzo, è entrata anche nel dizionario, ma l'abbiamo inventata noi, è stata registrata nel 1993. Ebbene, ci siamo trovati a dover spiegare che noi eravamo italiani, perché il fitness California, Venice, Santa Monica, era tutto americano. Quindi per anni, anni, anni dovevamo vendere la birra ai tedeschi. Per anni, anni ci siamo dovuti difendere. No, no, siamo italiani, siamo orgogliosi di esserlo. Cioè il contrario di vendere la pasta, il contrario di vendere il fashion. Tutto questo ha innescato un meccanismo naturale pensando che noi siamo americani. Ma lo diciamo tutte le volte che siamo italiani. Però mi capita spessissimo, quindi come questa signora che ha scritto... Siamo abituati sempre e spesso a sentirci dire ma siete italiani? E dico sì, orgogliosamente sì. Sono curioso, in tutti questi anni hai incontrato così tante persone. C'è qualche incontro, qualche aneddoto che ti ha così ti ha colpito di questi anni portando avanti l'azienda, facendola crescere in tutto il mondo? Peraltro immagino che ti manchi anche i viaggi, perché spesso sei in giro, cose, inaugurazioni, paesi, sedi di qua, sedi di là. Quindi è una situazione, penso, abbastanza innaturale per uno come te, abituato appunto a creare qualcosa che poi deve andare in tutto il mondo. Qualche aneddoto che ti ha particolarmente colpito in questo periodo? Sono curioso in chat. Ma in questo periodo, francamente, non c'è stato tanto tempo, tante occasioni. Scusami, no, in questo aneddoto intendono in questi generale. Anni, da quando sei partito con Tecnogym, tra personaggi che hai incontrato, tra sedi aperti in vari paesi, c'è stato qualche cosa che ti ha particolarmente, ti è rimasto impresso? Ma sì, un fatto che ricordo spesso... È stata la fortuna di fare una cena con Bill Gates quando ero giovane, parlo del 1998-2000, se non ricordo bene, o i primi del 2000. Venne in Italia l'ambasciata americana a Roma, organizzarono una cena, io ebbi la fortuna di essere fra i pochi, diciamo. E una cosa che veramente mi ha lasciato... Scusa, che poi, ti interrompo, ma Bill poi non è che sia un grande... atleta, diciamo. Però aspetta, ti dico questo, una cosa. Allora, a un certo punto lui si presenta col PC, il notebook, che è giusto, no? E c'erano ancora quei PC che giri l'LCD e lo vedi da due lati, no? E mentre eravamo a tavola, lui si piazza, e capito, e gira, si mette a far vedere diciamo i suoi software, che insomma, voglio dire, ho imparato tantissimo, dico, non è che ne avesse bisogno, ma quello lì di sicuro aveva fame con me. Allora a un certo punto io, che proud, diciamo, di questa cena, mi prendo un depliantino piccolino che avevamo appena fatto, questo Net Trainer si chiamava, e utilizzammo per primi probabilmente in Italia il famoso Windows CE, che era la prima applicazione che andava sui mobile, no? Parlo tanti anni fa. Insomma, a un certo punto lui, che era, come dire, lì, bello attrezzato col PC, io tiro fuori il mio depliantino e gli faccio vedere l'applicazione. Lui la guarda davanti a tutti, mi fa, great work. Me lo prende e fa, thank you for your support. E mi firmò, ce l'ho ancora, mi firmò, grazie per il tuo supporto, detto da Bill Gates, per uno che era poco più in un garage.
Hai capito? Devo dire che quando mi viene in mente ho capito che la Fani, che da noi si chiama l'imbestio, hai capito? Cioè, bisogna averli, ci vuole l'imbestio nella vita. E quindi bisogna sempre aver fame. E devo dire che, come dice appunto Bill Gates, il successo non è un buon consigliere. Marco Ranzani ha il tuo nickname perfetto. Chiederei a Straordinario, questa la trovo geniale, quali sono i Straordinario è fantastico. Quali sono i suoi rapporti con i dipendenti che notoriamente lo stimano e amano parecchio? Questo non lo so. Immagino che in realtà tutti i grandi imprenditori sono amati, ma stai anche sui coglioni, insomma, dipende da quelli con cui parli. Però, insomma, Marco ha questo feedback. Ma guarda, io sono di questa idea. Ci si ricorda solo dei managers nella vita, ci si ricorda solo dei managers che sono stati demanding e dei managers che ti hanno sfidato. Dei managers camomilla, come li chiamo io, o di quelli, diciamo, che cercano il consenso, ci si dimentica subito. Ora, il buon Alessandri di sicuro è uno scomodo, te lo dico, io non sono comodo. Cioè, nel senso che mi piace la sfida, mi piace imparare, mi piace che i collaboratori si mettano sempre in discussione. Quindi il mio rapporto con loro è, prima di tutto, l'etica. Io sono, come dire, un idealista sotto questo profilo. Per me la trasparenza, diciamo, l'equità, la meritocrazia e soprattutto, come dire, la franchezza è importantissimo. Quindi credo, poi lo dobbiamo chiederlo a loro, ovviamente, credo che tutti ti dicano, se ti li vai a chiedere, ah, una bella fatica lavorare con Alessandri, cioè, non so come dire, cioè, non è una passeggiata, perché io voglio il miglioramento continuo, voglio sempre fare di più, voglio sempre fare meglio, e quindi questo ovviamente non è comodo, diciamo la verità. Immagino. Però alla fine ho anche, come dire, la contropartita, che poi ti dicono, ah, ma sì, ma con Nerio si impara parecchio. Ecco. Quindi è un doppio gioco, nel senso dare e avere, e quindi una partnership, un trust molto importante. Siamo in Italia, facciamo molta fatica a competere per tutti, quindi dobbiamo allenarci di più, è come correre su un tapirulan con uno zaino pieno di pietre, no? Quindi devi, come dire, per fare gli stessi chilometri, essere molto più allenato. E quindi questo è, credo, quello che pensano di me. Della serie, a Manerio non si accontenta mai. E quindi ma Straordinario non si accontenta mai. Ancora un paio di domande e poi ti lascio scappare, che però avremo qua per giorni. Silvia Rughi chiede: qual è oggi la politica di assunzioni per Tecnogym e quali sono le previsioni per i prossimi mesi? Ho già detto prima che ho visto in giro diverse aziende che hanno cominciato a rallentare, anche grossi colossi che hanno detto aspetta, anche per un fatto organizzativo, ne ho visto. Il fatto di essere in smart working, nel momento in cui porti dentro persone in questa fase, non assimilano la cultura aziendale, quindi c'è anche questo, diciamo, argomento messo lì. Sì, allora, è ancora troppo presto per dire cosa succederà nei prossimi 3-6 mesi. Ci sono delle previsioni, ovviamente. Ci accorgeremo dell'impatto del Covid sull'economia più o meno a ottobre. Quindi a ottobre avremo la consapevolezza di cosa ci aspetta di questa crisi. Io non credo che questa crisi sia una V, ma io credo che questa crisi sia una U di Udine e non V di Verona. Quindi il PIL mondiale è diminuito, sta diminuendo dappertutto, e quindi questo ovviamente crea disoccupazione. Quindi noi non abbiamo in questo momento programmi di assunzioni, anche se ne stiamo facendo, ovviamente, perché dobbiamo vedere come vanno le cose. Però per i talenti, per le persone che hanno l'energia, che hanno voglia di lasciare un segno, e ripeto, hanno voglia di lasciare un segno, c'è spazio, sempre. Se fossimo senza lavoro, se incontriamo persone così, troviamo comunque lo spazio. Quindi di sicuro il mercato sta diventando per tutti, per noi imprenditori, per i nostri collaboratori, più selettivo, sicuramente più selettivo. Però, ancora una volta, cioè, se tutti insieme giochiamo la partita con quella determinazione da post
Seconda guerra mondiale, dico, da questa guerra che purtroppo è inutile riparlarne. Io credo che già nel 2021, secondo me, comunque per le aziende col prodotto, con le aziende che continuano a investire, c'è spazio e si ritorna ottimo ad assumere, si ritorna a crescere. Quindi io sono positivo. Preoccupatissimo, ma positivo. Per chiudere questa chiacchierata, di cui ti ringrazio, è stato molto interessante e piacevole, ero un giocatore di ping pong professionista, non posso non dirlo in ogni video che faccio, e sono tuttora un pazzo impallinato, e quindi mi chiedo quando Technogym deciderà di sponsorizzare il ping pong nel mondo, così almeno il ping pong finalmente da sport minuscolo diventerà, capito, un grande sport. Mi aspetto il tuo, capito, Technogym ping pong qualcosa, non so, prima o poi fallo. Anch'io da piccolo giocavo ping pong. Eccolo. Fino a 17-18 anni e mi piaceva vincere, e anche biliardino. Esatto, fai una macchina fatta a forma di ping pong, così almeno lo divulghiamo in tutto il mondo, ecco. Sì. Grande. No, Nerio, non è uno sport fisico, abbiamo bisogno di, noi siamo quelli delle Olimpiadi, noi siamo quelli delle Olimpiadi. Ma è alle Olimpiadi, ping pong è sport olimpico, ma sì, Nerio. Ma è uno sport. Grande. Senti, Nerio, ti ringrazio moltissimo, è stata una chiacchierata molto interessante, e in bocca al lupo per tutto. Grazie per l'attenzione a tutti.